Lampedusa, via Roma, negozi aperti, turisti che passeggiano, la stagione è cominciata molto bene quest'anno. Però, sempre più a Lampedusa, c'è un'altra realtà che è completamente separata da questa, quella delle persone che sono nel centro di accoglienza, più di 1000 persone. Due universi che vivono sulla stessa isola, ma che non entrano mai in contatto. Con gli arrivi degli ultimi giorni, il centro è saturo e ancora non si è aperto il flusso per decongestionarlo. Questo è pericoloso, sia per i rifugiati che per gli isolani. I primi a rischio tensioni da sovraffollamento e i secondi che temono per la stagione turistica. E il flusso dei recuperi in mare è lontano dal fermarsi, con gli equipaggi della Capitaneria di Porto in allarme, giorno e notte.